siamo alla stessa situazione di prima, con situazioni peggiori. I problemi con i padroni di casa iniziano ad aumentare, questo ve lo posso garantire io, e purtroppo questa stasi, questo apri e chiudi ci ha portato solo a danneggiarci. Tant'è vero che abbiamo deciso in qualche modo di accentuare questa protesta e di aumentarle. Si parla di andare a Roma, come vi dicevo nell'ultima intervista. Giorno 13 molto probabilmente si partirà per Roma. Vogliono metterci l'uno contro l'altro. Forze dell'ordine contro una categoria comunque danneggiata come la nostra, che dopo un anno non riceve niente, viene trattata peggio di qualsiasi altra categoria. Quindi siamo stanchi di aderire a questo. La nostra associazione continua a riunirsi, purtroppo un po' magari si sta perdendo quella fiducia nel gruppo, perché comunque i risultati ottenuti sono molto pochi. Cercheremo di non mollare, perché loro vogliono che noi molliamo, ma noi non molleremo mai, cercheremo sempre di portare alto il nostro urlo, il nostro grido di diritto al lavoro. Qui nessuno chiede niente, vogliamo soltanto lavorare. Il mondo durante la giornata, la vita qui a Giarre, in tutto il comprensorio, va avanti normalmente, solo la sera si ha questa restrizione. Siamo stanchi di tutta questa situazione lì, perché la nostra vita serale era quella del nostro lavoro, non era quella del stare in giro, ma quella di lavorare. Disponibilità economiche ci siamo creati con il nostro lavoro, quindi oggi dobbiamo sensibilizzare tutti quelli che ci hanno criticato dicendo che nei locali non si rispettavano le distanze, dicendo che noi eravamo quelli che... Ora basta, dopo 3 mesi... Un signore, uno solo che riesce a capire l'esigenza del diritto al lavoro, è un bisogno,